Baby Pillon, baby, complimenti, quinto posto centrato con, non con merito, di più. Io a un certo punto nel secondo tempo volevo quasi fare la domanda che era stato un po' bugiardo ieri quando diceva telefonini spenti perché i ritmi erano blandi, invece non avete proprio voluto ascoltare nulla. No, non abbiamo ascoltato, io personalmente ero concentrato sulla partita, dovevamo vincere per raggiungere un obiettivo come loro dovevano vincere per salvarsi, sapevo che le difficoltà della partita. Nel primo tempo è stata equilibrata, nel secondo tempo siamo venuti fuori noi alla grande e abbiamo vinto con merito questa partita. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, il playoff è un obiettivo importante. All'inizio stagione raggiungere la salvezza 3 mesi prima, raggiungere i playoff, posizionarsi al quinto posto e chissà che possa, se succede qualcosa, può essere anche quarto, perciò credo che questa squadra abbia fatto grandi, grandissime cose. Ha sempre viaggiato tra il primo e la quinta posizione, vuol dire che è stato fatto un campionato importante. Perciò dico, se siamo stati sempre dentro le prime 5 dobbiamo crederci fino alla fine. Assolutamente. Una considerazione tattica prima di parlare proprio di playoff. Nel primo tempo siete stati bravi, a mio giudizio, ad approfittare dei due di centrocampo della Salernitana, lì avevate spesso la superiorità. Però quando spingeva Pinto da una parte e saliva anche Balzano dall'altra, la vedevo un po' mani nei capelli perché la Salernitana con i suoi esterni riusciva a ripartire. Sì, lì dobbiamo stare molto attenti perché non possiamo con tutti e due i terzini salire. Quando vanno su uno deve rimanere l'altro per dare più equilibrio alla squadra, anche perché eravamo troppo sbilanciati in avanti e potevamo rischiare di prendere il contropiede, non era il caso. Dall'alto della sua esperienza, non da allenatore del Pescara, mi dà un giudizio sulla questione Palermo? Sinceramente non ho giudizi perché non so bene come sono le cose, ho guardato più in casa mia quello che succede qui a Pescara, ma del Palermo non voglio esprimere giudizi perché non so niente in merito a questo. È chiaro che noi... è inutile negare l'evidenza, se loro vanno giù tu vai quarti, salti un turno, ma io non vado a questo, vado a quello che abbiamo fatto noi, siamo quinti, dobbiamo giocare contro il Cittadella, una squadra che preferivo evitare, però insomma questo è il nostro destino. A proposito di playoff, Bettella questa sera usciva a palla al piede, stop di petto nel traffico, ha segnato anche, tornerà per rotta, Campagnaro è pronto, insomma c'è Gravione, non sarà facile per lei lì dietro? Abbiamo sempre dei buoni giocatori e a turno chi sta meglio gioca, ho sempre fatto così e continuerò a fare così, in questo momento Bettella era in grande condizione e l'ho fatto giocare. L'ultima, dovessero andare bene come ci auguriamo questi playoff, al di là del risultato, nella mente di Pillon c'è un pensierino a dire ma perché no un altro anno a Pescara? Ma in questo momento devo pensare solo ai playoff. Dai, facciamo finta che mi risponda la domanda senza dover pensare ai playoff. No, non è che io rispondo, se vinco il campionato c'è un rinnovo automatico, che devo solo vincere, devo solo fare questo.